bisogna fare un buon bilancio di questi anni qui. C'è, c'è. Cosa ti rimane? Cosa... Mi rimane tantissimo, nel senso che sono stati 3 anni bellissimi dal mio punto di vista, perché mi sono trovato bene sin da subito con la società, con tutte le persone che gravitano attorno al mondo imolese. C'è tanta voglia di crescere, di far bene le cose, quindi per un calciatore secondo me è l'ideale. È l'ideale, visto anche che questa è una società che ha secondo me davanti un grande avvenire. Ci tengo a ringraziare il presidente, la sua famiglia, come ho già detto prima, tutte le persone che dal magazziniere ai massaggiatori, tutti quanti, perché ci hanno non solo me fatto sentire a casa in ogni momento, i tifosi, tutti i miei compagni, gli staff che ho avuto fino adesso, perché mi sono trovato veramente bene, bene, bene in tutto. Mi hanno dato tanta forza per fare tutti 3 anni, quindi è stato un piacere. Diciamo che tu sostanzialmente pensi di non poter, diciamo, non avere più la voglia, magari gli stimoli e le motivazioni per stare a un livello dove l'impegno è così gravoso. Questo è la categoria dice che non sia professionisti, ma è un impegno che, e lo testimonia il girone che eravamo quest'anno, è un impegno elevato, nel senso che guardi tutte le squadre, gli organici, queste squadre qui, è molto dispendioso, molto dispendioso. E io abbiamo fatto questa scelta. Anche perché non si mica sempre tanto giovani, passa gli anni. Siamo a 33 di sempre, che siamo. Ma gli anni passano, sembra che è tutto, però si va avanti. Comunque niente, dai, comunque te non sei certo che muovo adesso, riduci il tuo impegno, avrai un sacco di proposte sicuro, perché se uno riporta... Adesso è importante riposarsi un po', rilassarsi, l'anno è finito e ti ripeto, ci tengo a ringraziare particolarmente anche la mia famiglia e mia moglie, perché non è facile sopportare sempre tutti questi impegni. Sto sempre vicino, sopportandomi. Stavo qui, direi che insomma, le partite col Parma ci rimangono tutta una serie, insomma, c'è una serie anche di soddisfazione il fatto di tornare a Forlì, che l'anno c'è mai sotto la tribuna, hanno potuto tutti, ma così insomma qualcosa ti rimane anche. No, assolutamente, ma al di là di Forlì, Parma, comunque ogni anno mi ha sempre lasciato tanto. A memoria non ricordo di cose particolarmente che non mi siano rimaste, ogni anno mi sono avuto la fortuna di lavorare in belli ambienti. Qui in particolare, ripeto, secondo me questa è una città che ha davanti a sé un grande futuro, quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo perché se lo meritano.